cose in casa. Allora, buongiorno a tutti, scusate, sono vestito così, ma non ho fatto il tempo a cambiare mia casa. Oggi parleremo della amministrazione di sistema. Perché già venuto l'anno scorso, il talk sarà un po' diverso perché grazie al feedback ricevuto l'anno scorso abbiamo preferito accorpare alcune cose come l'installazione dei pacchetti e i servizi. Quindi sarà un pochino più lungo dell'anno scorso, ma dovremo farci. Partiamo dalla definizione base. Chi è un sistemista? O nella sua accezione inglese un sysadmin? Il sysadmin è colui che ha la responsabilità di fare il setup della macchina e della rete all'interno di un'azienda, è sempre responsabile di tenere il pacchetto software installato su ogni macchina aggiornato, specie con un'ottica speciale alla sicurezza informatica. Quello che in caso di guasto di una macchina, sia hardware che software, è il primo a venire chiamato, quindi deve avere skill di troubleshooting, cioè sapere individuare e risolvere un problema, ed è anche responsabile di tutta l'infrastruttura di backup. Cioè, meglio sapere cosa è il backup, ma sempre meglio puntualizzarlo, cioè mantenere le copie sia dei dati che dell'intera macchina in sé archiviate e sempre disponibili per un eventuale restore. Ok, quindi diciamo che l'avete assunto, vi ritroverete con una situazione del genere. È molto facile che non eseguite alcune accortezze. Backup. Se no succede questo, che succede? Allora, detto questo, definito cos'è il sistemista, facciamo una breve panoramica su cosa vuol dire installare un sistema operativo Linux, una breve introduzione di Linux, per chi non lo conoscesse, Linux è un sistema operativo la cui accezione più corretta è GNU Linux, in quanto Linux è soltanto il kernel, mentre tutto il parco software è collegato e fornito da GNU. È nato negli anni 80 e si utilizza tuttora come sistema operativo, soprattutto in ambito aziendale, lato server. Primo step per installare Linux è raccogliere informazioni. Cioè, dovete sapere perfettamente che macchine avete a disposizione, qual è l'hardware di cui disponete. Dovete essere in grado di stabilire con certezza ogni singolo componente della macchina, perché poi dovrete installare i driver necessari per il funzionamento nel caso Linux non l'avesse già incorporati nel kernel. Il secondo passo è partizionare il disco. Partizionare un disco cosa significa? Praticamente un sistema operativo ha bisogno di essere copiato Allora, per installare un sistema operativo avete bisogno di fare una copia del kernel dei programmi in una locazione diversa dalla RAM, che vuol dire che dovrete avere dei dischi rigidi, dei supporti magnetici su cui andrete a scrivere tutti i file del sistema operativo. Vediamo in breve come si partiziona il disco. Mettiamo caso che abbiate già un sistema operativo esistente, per esempio Windows, e volete fare in modo che la vostra macchina sia in grado di fare un dual boot, ovvero riuscire ad avviare sia un sistema operativo Windows o ha scelto un sistema operativo Linux o qualsiasi altra variante di Unix all'avvio. Per farlo dovrete ridimensionare la partizione esistente, che nel caso di Windows è una partizione FAT. Esistono vari tool, i più noti sono Gparted e compagnia bella, esistono dei tool anche per Windows, ma non ne conosco.
È un'operazione amministrativa, cioè pericolosa. Andrete a modificare una parte del disco rigido che è responsabile di tenere gli indici di tutte le informazioni sul vostro disco, quindi nel caso vi accingiate a fare un'operazione del genere è obbligatorio un backup nel caso l'operazione andasse a mal fine. Una partizione è la sezione logica del disco, Linux nasconde la suddivisione in partizioni mostrando un file system unificato. Ora, per chi poi viene da Windows è magari abituato a vedere i dischi come lettere dell'alfabeto, cioè partendo da floppy disk, B, C, D, F, G. Il Linux è molto diverso perché Linux astrae sul supporto fisico in cui si trova e vi fa vedere un'unica root, si chiama un'unica radice da cui partono tutti i file, che è il famoso slash. Sta a voi decidere in che modo diciamo le varie parti, i vari file, le varie cartelle si vanno a posizionare sull'hard disk. E l'approccio più classico è quello di tenere una partizione, di fare due partizioni, una per il sistema operativo e i programmi, che si dice viene montata sulla radice, sul root, e una invece per gli utenti, che viene detta di solito home, nella quale andrete a salvare i file di tutti gli utenti. Questo è l'approccio più classico. L'anno scorso abbiamo fatto vedere invece un altro approccio che è basato su LVM, che introduce un ulteriore layer di astrazione che vi permette di decidere quando vi permette di decidere quando aumentare o diminuire lo spazio riservato a una certa cartella, impostare i limiti a seconda di quello che volete fare. Allora, qui vediamo un esempio di partizione, per esempio un 10 GB di partizione dedicata alla radice, che è più che in grado di ospitare il sistema operativo e tutti i suoi programmi, una partizione home. Poi esiste un'altra partizione che alcuni continuano a fare, che è boot, dove verranno salvate le immagini del vostro kernel. È una partizione di swap è specialmente importante per i sistemi con poca memoria, perché quando Linux finisce diciamo la memoria reale, quello che fa è scambiare le pagine di memoria nella RAM con pagine di memoria salvate sull'hard disk, quindi mi permette potenzialmente di avere infinita memoria, se vogliamo dire così, nel senso che anche se il vostro programma potenzialmente richiede più dei 4 GB di RAM installata sul vostro sistema, in realtà può chiedere molto di più. Quello che succede è che man mano che il programma accede a una zona di memoria, se la zona di memoria non è più sulla RAM, viene era perché era stata salvata in questa partizione, viene quindi ricaricata in RAM immagazzinando invece un altro blocco di RAM che verrà un'altra pagina di memoria che verrà invece sostituita. Questo è un esempio di tool per l'installazione di Linux, nella fattispecie l'installer di Debian. Esistono quindi installer grafici, non è più come una volta che la quasi totalità delle parti delle distribuzioni, chiarisco un attimo la parola distribuzione per chi possa un pochino neofita nel mondo Linux. Distribuzione di Linux significa che non è un sistema operativo completamente differente, ma è semplicemente un modo che l'azienda che c'è dietro quella versione di Linux ha semplicemente scelto i programmi secondo i loro gusti, applicando le loro patch per migliorare l'integrazione con il loro sistema, e sono anche responsabili di scegliere quando portare una versione del programma da mainstream, cioè per esempio facciamo un esempio pratico, il browser Chromium, non è che ogni volta che gli sviluppatori di Chromium aggiornano il codice vi ritrovate l'ultima versione sul sistema operativo.
questa responsabilità è demandata ai, ai manutentori, ai maintainer della, della distribuzione che ho usato, che a seconda del, della loro valutazione sulla stabilità del, del codice decideranno se farvi aggiornare o meno il pacchetto. Questo invece è Anaconda, che è l'installer di Red Hat Linux. Red Hat è una distribuzione con cui avrete molto a che fare, specie in ambito enterprise, perché l'azienda che sta dietro, per l'appunto, Red Hat, fa modo per offrire un supporto eccellente, supporto tecnico eccellente all'azienda, e anche, anche se dispone di un installer grafico. Se invece andate con distribuzioni un pochino più hardcore, nel senso minimaliste, vi, vi potrebbe capitare di dover installare il sistema operativo con un'interfaccia a riga di comando, come nel caso della Debian NetInstall o di Arch Linux o qualsiasi altro distro, diciamo, un po' più grande. Allora, abbiamo quindi raccolto informazioni sul sistema operativo, abbiamo partizionato il disco e copiato i file che la, la nostra distribuzione ci ha messo a disposizione. Quello che dobbiamo fare, che è lo step più importante di tutti, ed è qui che effettivamente il sysadmin fa la differenza, perché non è compito del sysadmin fare i programmi, ma è vostro compito configurarli correttamente. Quanto un sistema sicuro o un sistema stabile lo è quando voi andate a modificare file di configurazione per aderire alle aziende. Ottimo. Scusate, è andato in stand by? Stavo dicendo, la differenza la fate voi quando andate a configurare il sistema operativo, scegliendo voi le politiche di gestione della rete, a come, come assegnate gli spazi agli utenti, a chi ha, ha certi privilegi su certi directory e chi no, eccetera. Allora, il primo step che di solito si fa in una distribuzione è configurare il layout di tastiera. Solitamente le distribuzioni propongono un layout classico, che è quello degli Stati Uniti, che è parecchio diverso da il layout che trovate per i nostri portatili italiani, quindi state molto attenti quando arriva il momento dell'installazione in cui vi chiede il layout della tastiera, perché altrimenti, se non siete abituati a una tastiera americana, vedrete proprio i tasti del vostro computer mappati differentemente, quindi farete molto fatica a procedere nell'installazione. Anche il fuso orario è estremamente importante, il fuso orario è ora, perché specie per quanto riguarda sempre le problematiche di sicurezza, specie per quanto riguarda i certificati che scadono a un certo, a una certa ora, a una certa data precisa, potreste incorrere in problemi spesso mal segnalati, che vi causeranno un sacco di mal di testa, perché semplicemente la vostra data non è settata correttamente, quindi magari è nel futuro e tutti i certificati sono scaduti e non funziona più un cazzo. Quindi l'orario è sempre una cosa, è una delle prime cose da controllare. Al momento della creazione degli utenti, prestare particolare attenzione a root. Root è l'utente, l'utente admin, amministratore, gode di privilegi infiniti, cioè può fare qualsiasi cosa sulla macchina. Quindi, specie una delle politiche che si vede nelle ultime distribuzioni più recenti come Ubuntu, è quella di disabilitare direttamente l'utente amministratore e scalare e fare un'escalation di privilegi quando necessario attraverso un comando che si chiama sudo, super user do, che mi permette di impartire istruzioni da amministratore pur essendo magari un utente normale. Quindi nel caso vogliate comunque mantenere un utente root, prestate particolare attenzione alla password, perché molte volte a una macchina è associato un daemon OpenSSH che permette il collegamento remoto. Quindi se scegliete una password facile significa, e la macchina è magari su internet, significa che un malintenzionato può accedere e copiare i file, o peggio.
non usare root per binare l'amministrazione, specie che capita con dei comandi, quando soprattutto il comando RM, perché quando lo fai dalla console non è come nelle GUI grafiche che i file passano dal cestino. Se voi fate RM di un file Linux ve lo cancella direttamente. Ok, c'è il modo di recuperarlo attraverso tool sofisticati, però quando un file è cancellato, cioè il file viene cancellato senza alcuna richiesta o conferma. Quindi se per sbaglio attraverso dei caratteri espandibili, come può essere l'asterisco, scrivete RM, RF, asterisco, Linux interpreta come parti a cancellare dalla root, che significa che vi cancella tutto il sistema operativo, e non è bello. Altra cosa che dovete fare è prendere per ogni macchina, avere sempre, se volete fare i sistemisti, avere sempre sotto controllo la situazione, sapere quale software è installato e che servizi si avviano all'avvio del sistema. Questo vi permette di monitorare la situazione e essere sempre al corrente di cosa accade nella macchina. Aggiornamenti. L'aggiornamento di solito è proposto dalle distribuzioni moderne subito dopo l'installazione, perché sostanzialmente anche nell'arco di una o due settimane dal rilascio dell'ultima versione succede che ci sono alcune patch di sicurezza, e un sistemista deve sempre essere aggiornato alle ultime versioni, perché c'è il rischio di lasciare porte aperte, chiamiamole così, a potenziali aggressori. Quindi il mio consiglio è: fate un piano di aggiornamento settimanale, controllate che la vostra distro abbia un sistema di aggiornamento automatico. Per esempio, ultimamente sto amministrando macchine Ubuntu e hanno introdotto una feature molto carina che vi consente di dire al sistema operativo di installare direttamente tutti gli aggiornamenti di sicurezza. Senza il vostro permesso, che eventualmente magari se avete un parco macchine di 100-200 unità vi permette di tenere la distro sempre sicura, e magari voi intervenite solo quando si parla di modifiche, aggiornamenti di versioni che non riguardano la sicurezza, che magari potrebbero rompere le vostre configurazioni. Finita la panoramica, abbiamo visto come si installa a grandi linee un sistema operativo. Ora parliamo un po' del terminale. Perché usare il terminale? Prima di tutto, nessuna magia. Quando ho utilizzato un'interfaccia grafica, mi riferisco per esempio a sistemi operativi come può essere Microsoft Server, eccetera, appare tutto molto facile, è tutto punta e clicca, ma in realtà quello che accade al di sotto, quali sono le effettive operazioni fatte da quei programmi, a volte è ignoto, e l'ignoto è il male per il sistemista, perché voi dovete essere al corrente di ciascuna operazione che viene effettuata nella vostra macchina. Il terminale è quindi lo strumento principe. Voi impartite i comandi, voi siete responsabili di quello che accade. Perché il terminale è ancora, perché vi permette di automatizzare il lavoro, ovvero vi permette di scrivere script, che è diciamo l'accezione un po' volgare dei programmi, nel senso sono i programmi che fanno i sistemisti per automatizzare i task più noiosi o che richiederebbero ore per essere svolti, attraverso sistemi di programmazione anche a volte limitati rispetto a un linguaggio completo. Avete l'opportunità quindi di automatizzare il proprio lavoro o schedularlo a orari diversi. Perché usare il terminale? Perché vi permette di accedere a macchine remote. Molto spesso voi lavorate in un'azienda, ma in realtà il data center è dall'altra parte del mondo, che significa che l'azienda che vi paga probabilmente non vi spedirà per ogni intervento di manutenzione dall'altra parte del mondo, ma vi chiederà di accedere ai terminali attraverso SSH, per chi non lo conosce, SSH è una shell sicura che è ormai lo standard per accedere
a sistemi operativi remoti attraverso il quale potete fare tutte le operazioni che potete svolgere su una macchina in locale, però da remoto, anche senza bisogno di uno schermo. Cioè, questo vi può capitare anche da casa vostra, avete un piccolo computer, non volete uno schermo tra le palle, magari perché è un media center collegato, che ne so, soltanto all'impianto audio, potete tranquillamente gestirlo senza avere mai uno schermo, installare la vostra distribuzione solo attraverso SSH. E in più, perché usare il terminale significa avere uno strato di uniformità tra i vari sistemi operativi, in questo caso Linux, nel senso che se magari avete ci sono open source, avete macchine open source, Red Hat, e magari gli strumenti grafici sono completamente differenti e il know-how che vi richiederebbe imparare strumenti diversi è tantissimo, mentre se utilizzate gli strumenti da linea di comando vedrete che bene o male sono tutti uniformi. Un po' di immagini. Ok, abbiamo capito perché è essenziale perché è essenziale usare il terminale. Ora passiamo al vostro strumento che vi accompagnerà in tutta la vostra carriera sistemista, che è l'editor di testo. E anche se è banale, quando vi ritrovate ad accedere a macchine remote, molto difficilmente avrete a disposizione editor di testo che usate di solito, magari grafici come Gedit o addirittura c'è chi usa Eclipse per modificare file di testo semplici. In realtà quello di cui avete bisogno è un editor che possa essere utilizzato anche direttamente dal terminale. Vi propongo tre editor che potete imparare a seconda di quanta voglia avete di battervi e imparare a usare un editor da linea di comando. Il primo è Nano. Nano è il discendente, diciamo, di Pico, che era un editor storico minimale per computer. È semplicissimo da usare, voi semplicemente digitate Nano e il nome del file da digitare, lui vi apre direttamente la schermata per l'editing e funziona esattamente come funzionerebbe un editor interfaccia grafica, soltanto che ovviamente non potete usare il mouse, ma dovete usare delle shortcut da tastiera che sono comunque riportate sulla parte inferiore del terminale, per esempio CTRL-S per salvare o CTRL-X, CTRL-O per salvare, CTRL-X per uscire, cose del genere. Perché usarlo? È estremamente leggero, ormai è diventato più onnipresente di UI, che è l'editor che farò vedere dopo, e quindi poi è semplicissimo da usare. Si tratta semplicemente di capire come aprire e chiudere i file, che comunque c'è una leggenda sotto, è veramente un'operazione banale. Quindi zero effort, andate su Nano. È un editor intermedio invece per chi vuole battersi un po' di più, e guai, fa parte di quella famiglia degli editor modali, ovvero l'editing e l'inserimento del testo sono due fasi differenti. Dovete impostare l'editor in una modalità per editare, in una modalità invece per inserire testo. È piuttosto potente perché ha strumenti che Nano non ha, come espressioni regolari, la possibilità di installare software di terze parti, dei plugin, e potete addirittura usarlo se siete dei programmatori, una conoscenza che vi torna utile perché potete utilizzarlo direttamente come vostro sistema di sviluppo. Questo invece è Emacs è l'editor, diciamo, più complesso, almeno all'inizio, quindi una forma di apprendimento che è estremamente, estremamente rigida, ma che dà parecchie soddisfazioni. È sviluppato da Stallman, Richard Stallman, che è il fondatore del movimento Free Software, e quindi ha una tradizione antica. Definirlo un editor di testo è un eufemismo, perché è praticamente un sistema operativo. Ci sono dentro client di chat, c'è addirittura un dottore, una
psicanalista che potete azionare la linea di comando e vi rispondo. Ne avrete bisogno. Ne avrete bisogno, se il sistemismo è scrittabile attraverso Lisp. Cioè, in realtà l'editor vero e proprio è uno sottile, sottilissimo strato di C, e tutte le funzioni che vedete intorno è uno script Lisp, quindi modificare completamente il comportamento dell'editor è facilissimo se conoscete Lisp. Le combinazioni non è un editor modale, quindi si usa più o meno come un editor normale, che significa che dovete impararvi tante combinazioni da tastiera, essere familiari col terminale, perché ha alcune feature come l'autocompletamento che quindi non vi richiedono che voi impariate a memoria tutti i comandi che dispone, ma potete interrogarlo. È sicuramente l'editor supremo, ma come detto la curva di apprendimento è molto ripida. Ora magari se un giorno col pool organizzerò qualcosa e farò vedere anche come si utilizza. Ok, abbiamo capito che usare il terminale è importante, abbiamo uno strumento per scrivere il codice, il problema è che non sappiamo utilizzare la shell. Quindi facciamo un piccolo crash course. Ora se vedete lì la shell, specie i comandi potrebbero suonare un po' pornografici, quindi non spaventatevi a volte leggete quelle leggere. Allora, iniziamo dai comandi vado. Ls serve per listare i file che si trovano nella posizione corrente, nella cartella corrente in cui vi trovate dentro il terminale. Una opzione molto comune che viene data è ls meno la, che vi lista tutti i file nascosti e tutti gli attributi associati a quel file. Non so se c'è una lezione sul file system, ma gli attributi sono quello che gli attributi compile regolano chi può e come può accedere al file. Con questo comando ve li ritrovate stampati direttamente a schermo. L'altro comando importante è cd, che sta per change directory, serve per cambiare la directory corrente in cui vi trovate. Quindi mettiamo che siete nella vostra home, ls vi lista i file, se c'è una cartella che ne so, pippo, quando cd pippo, e la shell vi porta dentro pippo. Date ls vi lista tutti i file contenuti in pippo. mb, che ovviamente sta per move, serve a muovere file o directory, ha un pattern molto comune nei comandi Unix di mettere come argomenti del programma prima il target, poi la destination. Nel senso, dovete muovere un file A in una posizione B, gli argomenti vanno dati in questo ordine: prima il file esistente e poi dove volete mandarlo. Mkdir, che sta per make directory, invece prima directory. Rm, comando che vi ho citato prima, cancella un file. Opzioni comuni rf, che praticamente vi fa la cancellazione come si farebbe in una GUI, in una grafica user interface di un sistema operativo, ovvero quando cancellate una cartella vi cancella tutte le cartelle contenute, tutti i file fino alla fine, cioè ricorsivamente vi cancella tutto il contenuto della directory. Cat invece concatena e stampa su schermo un file. Cosa significa? Voi fate cat nome del file, vi stampa a schermo il contenuto del file. Cat uno o più file invece vi stampa a schermo in maniera sequenziale uno o più file. Less, c'è anche more che è il suo ugino, invece mi serve per leggere file in una maniera più comoda, perché quello che succede magari con cat è che il file è più lungo magari delle 80 linee del vostro terminale, quindi vi dovete scorrere se potete, o se non potete siete fregati, il vostro terminale. Mentre l'S quello che fa
in maniera interattiva vi fa vedere il file, cioè inizia con la prima pagina, quando avete letto premete spazio, la barra la traduce e va avanti. Cooper uscire. Echo è che invece interpreta le espressioni bash e vi restituisce l'effettivo valore. Locate fa parte di un tool GNU che serve per ricercare i file in maniera un po' più comoda di file il comando che vi faccio vedere dopo. Praticamente con update di lui si tiene un indice di tutti i vostri file e senza ogni volta stare a scansionare tutto l'hard disk vi restituisce la posizione del file. File invece non si basa su un indice, ogni volta che gli chiedete di cercare un file lui scandisce tutta la terra. Top, un'altra domanda importante, vi permette di vedere invece i processi attivi sulla macchina e potete ordinarli per magari notate qualcosa di strano, ordinate nella macchina, ordinate i processi per consumo di CPU e vedete che magari il vostro web server è impazzito e sta incominciando a mangiare risorse. Top è lo strumento per individuarlo e poi ucciderlo. Ok, abbiamo visto come ci si muove in un file system, ora vedremo invece come si edita un comando. Esistono due modalità di editing dei comandi ispirate ai due editor più famosi per Linux. Una è la modalità Emacs, la modalità Emacs è quella di default su Bash e ZSH e vi permette di usare tutti i comandi i comandi più semplici per muoversi all'interno di una riga di Emacs, che sono CTRL A e CTRL E, uccisa per CTRL, per muoversi all'inizio e alla fine di una riga, CTRL P che sarà per precedente, N per prossimo, per navigare nella history, cosa che potete fare anche con le freccette se vi sentite un po' più impediti. CTRL R che invece fa una ricerca incrementale inversa, cioè magari vi ricordate, magari non avete lo sbattimento di tale di scrivere SSH, che è il nome utente di P, vi ricordate magari soltanto il nome utente in cui accedete a quella macchina, poi schiacciate CTRL R, parte del comando, la bash o la shell che state utilizzando cercherà nella history e vi proporrà il comando più simile. Se invece preferite guai, questo comando vi salta la shell con i binding di guai. Ok, questo è un concetto molto importante che dovete imparare per utilizzare una shell, che ogni processo ha sempre tre canali di comunicazione aperti che si chiamano standard in, standard out e standard error, che secondo la logica che permea un po' tutto Unix sono ovviamente dei file in cui andate a scrivere. Cosa succede quando un programma scrive su standard std out? Quello che viene scritto in quel file vi viene mostrato a schermo. STDR invece è usato per gli errori, mentre STD standard input è usato invece per raccogliere gli input. Normalmente questi tre canali sono, diciamo, agganciati a delle periferiche, per esempio standard in di solito è associato alla tastiera, ovvero raccoglie l'input dalla tastiera, mentre standard output e standard R sono associati allo schermo. Quindi a un certo punto magari vogliamo cambiare questo comportamento di default e attraverso dei caratteri possiamo per esempio connettere lo standard input di un processo a un file. Cioè significa che se io do nome del comando minore, nome del file, lui interpreterà il contenuto del comando come se fosse stato digitato da una tastiera e lo sparerà dentro il programma. Invece il suo gemello contrario è maggiore, che praticamente vi serve per salvare su un file quello che vedete a schermo, senza però vederlo. Mentre 2 maggiore, 2 perché è il numero di file dell'errore, connette il canale che il programma usa per
per gli errori ad un file. È per esempio molto utile se volete tenere un log di un qualche servizio con solo le informazioni importanti, poi hanno non tutto l'output che gli sparo fuori. Il pipe. Pipe è quel carattere lineetta che sulle tastiere italiane, non so dove si trovi, sulle tastiere americane è in alto a sinistra, pure, ok, che serve a connettere lo standard output di un processo allo standard input di un altro, cioè è proprio come un tubo, è un'aggiunzione tra due programmi, quindi mi permette di sparare fuori l'output di un programma ed è come se voi l'output del programma fosse stato digitato da voi per l'esecuzione del secondo programma. Un altro comando importante è l'end logico, che sono le due commerciali, le stesse che vedete in C, significa che se c'è comando end comando, comando 2 per esempio, comando 2 viene eseguito se e solo se comando 1 è terminato con successo. Mentre l'OR, come l'OR logico, esegue, no, non come l'OR logico, perché è un pochino più stronzo e cortocircuita, esegue il comando solo se il primo fallisce. Cioè, nome comando, OR, nome comando 2, nome comando 2 viene eseguito solo se nome comando 1 fallisce. Ok, abbiamo chiaro come ci si muove nel file system, come si edita un comando inserito in precedente o che si sta inserendo ora, come si può redirigere i tre canali che i processi usano di solito per comunicare con la macchina. Ora vediamo i filtri. I filtri sono un sistema importante, soprattutto quando si deve scavare dentro una macchina e tirarci fuori qualcosa da un mucchio di informazione. Vediamo un po', in realtà sono molti di più, tutti questi comandi hanno una lista di opzioni che dopo vi spiego come si può ricavare, è infinita, comunque vediamo un po' di esempi. Cat è un programma che estrae i campi da ogni riga di un file, quindi è usato per file che hanno un'impostazione tabulare. Con meno di specificate quello che delimita la tabella. Che ne so, avete una tabella e qui sono separati da un carattere, che ne so, la chiocciola, per esempio una specie di database, chiamiamolo, dove nome, cognome e indirizzo sono separati da una chiocciola. Con meno di, dite chiocciola, di default è il carattere tab, chiocciola è il separatore, quindi meno di chiocciola è il separatore, poi dite quale campo volete estrarre, volete vedere solo la lista degli indirizzi. Se l'indirizzo è il terzo campo, voi scrivete cat meno d chiocciola meno f 3, il nome del file, quello che vi viene mostrato a schermo è solo la terza colonna del file. Cat è il nostro primo filtro. Un altro filtro importante è sort. Sort ordina le righe di un file, e l'opzione meno k specifica quali colonne delle linee verranno usate come chiave dell'ordinamento, sempre se è un file tabulare. Meno t, come il comando di prima, specifica qual è il delimitatore. Qui c'è un esempio, per esempio ordiniamo i gruppi di Linux in base al nome. Qui vedete come si fa con i due punti, perché il separatore l'intervallo delle colonne e il nome del file che vogliamo ordinare. Unique invece vi stampa, è molto utile perché vi stampa le righe uniche di un file, con la condizione che questo file, a patto che il file sia sortato, cioè sia già in ordine. È molto utile per esempio perché magari avete dei log con magari errori che si ripetono sempre uguali, volete vedere se effettivamente c'è qualche differenza. Sortate il file con sort, poi lo passate a unique, meno c vi conta le ricorrenze, meno d mostra solo i duplicati, cioè volete dire, no, dimmi solo quali sono le righe duplicate e non quelle uniche, e meno 1 è il contrario, vi mostra solo i non duplicati, solo le righe effettivamente uniche. VC serve a contare, faccio l'esempio sotto, VC sulla Divina Commedia restituisce il numero di linee, il numero di parole, il numero di caratteri che sono stati usati per scrivere la Divina Commedia. Se ne volete solo uno di questi campi, magari perché vi serve per uno script,
meno L line, meno B word, meno C carattere, vi dà soltanto il numero. T è molto utile, come vi dicevo prima, quello che potete fare è spesso passare l'input e l'output di un programma all'input di un altro, però magari nel frattempo voi vorreste vedere anche a schermo qualcosa, volete vedere effettivamente cosa è stato passato. T fa appunto questo, duplica il suo standard input, collega il suo standard input, no, collega il suo standard output, no, il suo standard input, no, giusto, scritto bene, collega quello che gli arriva all'ingresso con l'ingresso di altri due programmi, di cui io, di solito uno è lo schermo. Per esempio questo, questo comando qui vi dice il contenuto di una directory, dice fammi vedere a video quello che c'è, ma manda l'output di sta roba anche a word count e dimmi quante linee ci sono. Cioè l'effetto finale sarà lo stesso DLS con alla fine il numero di righe. Questo è il primo esempio di comando complesso. Quelli che vedete sono i pipe che collegano l'input e l'output. Add tail, add, come potete immaginare, mostra solo la testa di un file, potete specificare poi quante righe, tail fa il contrario. Un'opzione particolarmente utile è meno F su tail, perché in un file di log in cui gli errori vengono inseriti in maniera sequenziale, permette di, per esempio, tail meno F, file di log, vi permette di vedere in tempo reale le righe che vengono scritte in quel file. Grep serve per fare ricerca, è magari un po' complicato, però vi faccio vedere un utilizzo abbastanza semplice. Volete vedere questo file out.log e tutte le autenticazioni fatte da un certo IP che conoscete, magari quello è il vostro amico, volete vedere se ha mai avuto accesso alla macchina, voi controllate su out.log, passate l'output a grep e praticamente l'effetto finale sarà mostrarvi solo le righe in cui si è collegato e in cui è presente il IP. Quindi è una sorta di ricerca. C'è una serie di opzioni infinite, queste sono le più utili, al limite quelle vedete sulle slide. Ok, come si fa uno script? Consiglio che vi do io, un approccio abbastanza semplice. All'inizio, una volta capito il problema che volete risolvere, scrivere lo script man mano, prima sulla riga di comando, come sequenza di pipe, un passo alla volta. Per evitare di distruggere la macchina, fate in modo che ogni comando butti su standard output e non esegua niente. Che ne so, volete per esempio passare RM dei file a cancellare. Magari prima di passarlo a RM vedete effettivamente se il file che sto andando a cancellare sono quelli che volete effettivamente cancellare. Richiamo il comando dalla history, cioè incrementalmente andate a costruire, aggiungere comandi al vostro pipe, e quando siete soddisfatti magari volete editarli nel vostro editor preferito e metterli magari in una forma più male. Il comando FC fa esattamente questo, ti prende il comando e te lo butta in un editor diverso. Ok, installazione di pacchetti. Mi sono perso la slide delle licenze. Ne parlo alla fine. Installazione di pacchetti. Vediamo ora come si installa concretamente nel software. Nel nostro corso utilizzeremo come riferimento Debian. Quindi vedremo i tool che si usano per installare su queste distribuzioni. Sostanzialmente ogni distribuzione ha il suo metodo per installare pacchetti. Apt è uno dei più diffusi, il sistema di Debian è uno dei più diffusi tra le distribuzioni, quindi imparate quello di Debian e avete imparato quello del 60% delle distribuzioni. Allora, in Debian per installare programmi abbiamo tre alternative. Una è il dpkg, che non mi ricordo neanche per cosa sia, comunque serve per installare pacchetti come quegli altri tre. Ora vediamo le differenze tra però dpkg e apta. Dpkg serve per installare quando voi avete fisicamente in mano il pacchetto, che di solito è un punto dev. La sintassi è estremamente semplice, voi con dpkg-i
nome del pacchetto, installate il pacchetto nella vostra distribuzione. Magari il pacchetto che vi ha mostrato il vostro, che vi ha passato il vostro amico su una chiavetta qualsiasi. Se volete invece vedere quali pacchetti sono attualmente installati nella vostra macchina, l'opzione che cercate è meno L, mentre se a un certo punto volete disinstallare un pacchetto che è presente nella vostra macchina, l'opzione che cercate è meno R per remove, visto e install. Ok, questo è diciamo il più vecchio stile, un po' come si usava su Slackware, che era il pioniere in queste cose. Ma in realtà dbkg non è quello che ha reso famoso Debian, quello che ha reso famoso Debian è apt, ovvero è stata una delle prime distro a introdurre il concetto di pacchetti disponibili in un repository remoto. Come funziona? Allora, praticamente voi avete in un file di configurazione una lista di server che offrono pacchetti, che su Debian mi pare che è NTC, apt-sources.list, qualcosa del genere. E praticamente l'aprite e vedete degli URL con l'indirizzo dei server ufficiali di Debian o server che sono stati aggiunti dalla distribuzione che usate. E come funziona? Con update, quello che fa apt è prendere questi server, chiedergli che pacchetti sono disponibili e costruirsi un database interno su dove reperire quel pacchetto, quali sono le dipendenze. Dipendenza significa che per installare un certo pacchetto c'è bisogno di installarne altri a monte, perché magari un programma fa affidamento ad altri programmi per funzionare. La cosa che vi fa apt dbkg no, è dirvi se è risolvervi le dipendenze del pacchetto in automatico. Quindi con update scaricate la lista. Se volete per esempio solo aggiornare i vostri programmi all'ultima versione offerta dalla vostra distribuzione, quello che cercate è upgrade. Dopo che avete dato update, semplicemente controllerà la lista dei pacchetti installati sul vostro sistema, controlla se sono aggiornati all'ultima versione, se non lo sono vi proporrà di installare una versione aggiornata. Apt cache invece è lo strumento che vi serve per cercare un pacchetto. Molte volte i pacchetti, specie in Debian, hanno nomi parecchio fantasiosi, magari andando a naso direttamente il comando dopo non lo azzeccate. Quindi mettiamo che io sto cercando una particolare versione di Python, faccio apt cache search Python e mi mostra tutti i pacchetti che hanno nella descrizione o nel nome la parola Python. È molto utile se cercate un programma. Apt get install, una volta che avete il nome del pacchetto e il nome che utilizza Debian per identificare il pacchetto, questo programma vi risolve le dipendenze, cioè scarica tutti i pacchetti prima e mi installa quel pacchetto. Apt get remove invece fa il lavoro apposta, vi cancella il pacchetto, però mi pare che non cancelli anche le dipendenze, non sono sicuro se bisogna usare purge o remove, la stessa roba. Comunque leggetevi la documentazione di apt get. Questi sono i comandi base per iniziare ad amministrare un sistema Debian. Aptitude invece è lo step successivo, è un'interfaccia che viene detta Ncursys, perché Ncursys è la libreria che si usa per fare tutti i programmi interattivi un po' come DOP, se avete presente, cioè che vi bloccano l'input della shell, però vi mostrano in maniera interattiva e in tempo reale delle cose. Aptitude è praticamente apt-get, è un front-end di apt-get che vi permette di fare queste operazioni in maniera, tra virgolette, grafica. Ovviamente poi, che ne so, se siete su Ubuntu, sopra Aptitude c'è un altro software che si chiama Ubuntu Software Center, che fa la stessa roba di Aptitude, però utilizzando il vostro desktop environment, Gnome o KDE, non lo so. Comunque, se volete utilizzare qualcosa di un pochino più comodo, Aptitude fa per voi. Servizi? Modello Sys5 è il modello che è, diciamo, più antico e conosciuto. Sys5 è un sistema operativo della famiglia Unix per avviare un servizio. Cos'è un servizio? È praticamente un programma che di solito viene avviato all'avvio del sistema e rimane, diciamo, come un altro termine che sentite spesso, demone, rimane nello sfondo del vostro computer, nel background.
come si gestiscono questi programmi, questi servizi che si avviano automaticamente. Vediamolo in Debian, che vi dico subito che esistono sistemi molto più moderni e facili o avanzati di Debian del modello Syspipe, ma siccome la nostra lista di riferimento è questa, vedremo Debian. Allora, quello che succede praticamente è che i vostri programmi vengono avviati secondo quello che viene dettato da uno script bash, come scrivereste poi per automatizzare il vostro lavoro, solo che tutti i programmi risiedono in una cartella che è dcinit.d. Qui dentro troverete la lista di tutti i programmi, di tutti gli script bash dei programmi che utilizzate. Che ne so, avete un server web Nginx, quello che succede quando installate il pacchetto che Debian vi mette uno script di avvio in etc.init.d pronto per essere usato senza che voi cerchiate in che posto vi ha installato l'eseguibile, eccetera eccetera. Quindi per avviare un servizio semplicemente bisogna passare un parametro a questo script bash. Standard vuole che per avviare un servizio il parametro da passare sia start, quindi che ne so, voglio avviare Nginx, che è il mio server web, dico etc.init.d Nginx spazio start e lui si avvia e resta in background. Cioè, una volta che date questo comando in realtà non avete output, perché è fatto in modo che possa girare in background senza che vi disturbi nell'uso del sistema operativo. Stop è ovviamente il comando inverso, cioè prende un processo che sta girando e se sta girando lo ferma. Questo avviene brevemente, perché poi ve li potete leggere anche voi come sono fatti. Questo avviene semplicemente perché start è quando avvia l'eseguibile del servizio, si salva il bit del servizio in un file temporaneo, così che quando date stop il processo sa che PID è, cioè il numero che identifica il processo, e sa come ammazzarlo. Un altro comando molto utile, specie in servizi che hanno bisogno di alta affidabilità, come può essere un server web che gestisce il sito della vostra azienda, è reload. Reload non ferma il demone, gli dice semplicemente di ricaricare la propria configurazione. Magari avete cambiato la configurazione del server, non volete stopparlo, non volete che si fermi e stia down anche solo per un secondo, gli dite ai programmi che lo capiscono naturalmente, gli date il comando reload e loro semplicemente ricaricano la configurazione. Se ciò non fosse possibile, l'ultima risorsa è restart. Restart semplicemente dà un stop e uno start in sequenza, e niente di più complicato di restart. In ogni caso, se volete imparare di più su come si scrive uno script di avvio, in modo più facile semplicemente leggerne uno. Come si gestiscono però gli avvii automatici? Una volta che sappiamo come si avvia e si stoppa un demone, ci sono diversi strumenti. Uno è RecConf, che è un tool di Debian che vi permette in maniera interattiva di selezionare quali processi che partono all'avvio e si occupa di tutti i dettagli nascosti automaticamente. Altrimenti l'alternativa è usare questo comando, che è update rct meno F il servizio e il nome del servizio remove, lo cancella dai servizi abilitati all'avvio, mentre passando all'opzione di false il processo verrà avviato all'avvio. Giusto per chi è interessato, un breve accenno a come funziona. Semplicemente Syspipe funziona in RAL levers, che potete RAL levers è uno stato in cui si trova una macchina. Semplicemente quello che accade è che il vostro sistema operativo trova dei link. Un link è un puntatore a un file. Vi toccando trova il link di quegli script che vi ho fatto vedere prima in certe cartelle che sono identificate da un numero, per esempio 01 in Debian, un numero da 0 a 6, quindi troverete la cartella etc.rc per esempio 5d. Dentro lì troverete dei link che portano agli script originali. Come funziona? Durante l'avvio del sistema
succedono certe cose che si chiamano rare levels. Praticamente quando arriva a un certo livello, cioè facciamo un esempio concreto, in uno trova da lanciare i programmi necessari in caso il sistema operativo sia in modalità manutenzione, cioè si occupa di trovare i programmi minimi necessari, è una modalità, se conoscete Windows è la modalità provvisoria, carica il minimo indispensabile per funzionare, ve lo fa usare, mentre in 2.5 di solito troviamo, in 2.5.0, 0 sono gli script dei programmi che si devono spegnere, mentre in 2.5 quelli che si devono accendere troviamo gli script normali dei programmi che abbiamo. Perché 2.5? Semplicemente perché a volte probabilmente vorrete che certi programmi si avviano in una determinata sequenza. Quindi se un programma volete si avvii prima di un altro, è bene che questo programma stia a un role level minore di quell'altro. Ora, magari prima di questo, cioè, quanto tempo c'ho? Ho saltato la slide delle licenze, farei un peccato saltare. Vabbè, comunque queste sono competenze che più o meno fanno parte di qualsiasi amministratore di sistema, però in epoca moderna, specie se andate a lavorare in un'azienda un pochino più nuova e agile di quelle vecchie, vi troverete a sentire questo parolone, che è cloud. Cos'è il cloud? Semplicemente portate questo, l'amministrazione di una singola macchina all'ennesimo livello, cioè voi non sapete quante macchine ci sono, perché potete per esempio attraverso servizi come Amazon AWS, non so se qualcuno ha sentito di EC2 o di S3 o per esempio Rackspace, potete avere N istanze, significa N macchine che si accendono e spengono a vostro piacimento, quindi voi potete potenzialmente avere una flotta di 10.000 macchine quando vi servono, quando magari, perché il vostro sito è sotto carico, e quando magari non vi servono togliere queste macchine in modo da essere un pochino più efficienti dei costi, rispetto a che mettiamo che vogliate gestire un sito per 10.000 persone. O l'alternativa è prendere due server fisici e pagare costantemente la bolletta che vi darà il vostro provider, o usare questi servizi on demand, scegliere magari durante la notte non c'è nessuno, basterà una sola istanza, una sola macchina, magari nelle ore di punta fare in modo che ci siano più macchine disponibili per supportare il carico. Potete farlo o attraverso dei sistemi di virtualizzazione che esistono, sono gratuiti su Linux e sono open source, quindi un cloud privato, o appoggiandovi a infrastrutture molto più grosse di voi che vi garantiscono una certa scalabilità eccetera. Quindi ovviamente quando si parla di tante macchine l'approccio del sistemista cambia, il sistemista diventa più un programmatore, deve cominciare a vedere l'infrastruttura come vedrebbe il codice sorgente di un programma, cioè allo scattare di determinate condizioni lancia delle macchine, scattare di altre invece tirarne giù, questo è possibile ed è uno dei principi del manifesto che vedete, DevOps, cioè l'introduzione di una figura che è a metà tra un programmatore e un sistemista, che è in grado di creare su architetture iperscalari e sia in grado di attraverso tool come può essere o Puppet o Chef di tirare su macchine a proprio piacimento molto velocemente. Faccio vedere la cosa delle licenze, vabbè, ve lo dico a voce, poi magari licenze, questa è una licenza che si è dal pool, non vi è nuova, perché è importante avere un programma open source, perché modificare il codice sorgente e il comportamento di questi programmi a volte è essenziale, quindi dovete avere il codice sorgente per poter fare modifiche, o di... vabbè, non sta neanche a cambiare, sta in fondo. O di... sì, di apportare delle modifiche.
Questo per quanto riguarda la parola open source. L'altra parola che sentite spesso è la parola invece licenza. Una breve intro storica, cosa significa? Negli anni 60 tutto il software era libero. Chiunque era in grado, poteva ed era in grado di poter passare un programma a un proprio amico senza che ci fosse nessuna ripercussione legale o qualsiasi cosa. Cioè, il software nasce libero per essere distribuito. Accade però che negli anni 80, sotto pressione delle lobby, il governo americano dovesse decidere in che modo tutelare gli interessi di queste grandi corporation che stavano nascendo nell'ambito software. Ed era indeciso tra due sistemi. Uno era il sistema dei brevetti, che dovreste conoscere abbastanza bene, nel senso io ho progettato un'auto super fighissima, ho il brevetto, sono stato il primo, io ho i diritti su quella cosa. E questo è stato il modello che è stato scartato. Invece è stato preso il modello del copyright, cioè si assimila un programma alla stessa roba che fanno gli autori, cioè viene assimilato un programmatore a uno scrittore, lui ha i diritti di copia sul sorgente. E questi diritti non è che deve vantarli presso qualcuno, ma sono automatici. Cioè voi, una volta che scrivete anche due righe di codice, automaticamente quel codice è protetto da copyright e nessuno può copiarlo. Nasce dunque negli anni 80, dopo queste leggi qui, sotto l'iniziativa di Richard Stallman. Richard Stallman, che aveva vissuto gli anni del software libero, nasce il movimento Free Software, che nel suo scopo ha quello di combattere le licenze usando lo stesso strumento che utilizzano loro, ovvero le licenze. Cioè, Richard Stallman ha inventato una licenza che è libera del software, cioè torna a dare quei diritti che erano stati prima deportati da queste nuove leggi, torna a darli al programmatore. Qui c'è una panoramica veloce di quelle che sono le tipologie di licenze. Alla sinistra vediamo la più restrittiva, che è l'EULA, l'End User License Agreement, che è quella che dovete accettare, il papiro che vi viene fatto accettare, che ne so, da Microsoft Windows quando installate, che nessuno mai legge, ma in realtà qui ci sono costrizioni più o meno pesanti, quindi quello che firmate a tutti gli effetti è un contratto legale che vi impedisce molte cose. Di fatto quello che vi garantisce è solo la possibilità di usare il software. Voi non possedete il software, cioè voi comprate Microsoft Windows e Windows non è vostro. Voi avete il diritto di utilizzarlo e potete ovviamente usarlo e vederlo, eccetera, eccetera. Dall'altro lato abbiamo GPL, che è l'esatto contrario. GPL è una licenza che viene detta virale, cioè è fatta in modo che una volta che voi rilasciate un programma sotto GPL, il programma continui a essere libero anche se qualcun altro lo modifica. Libero, vabbè, poi andrete a vedervi sul sito della Free Software cosa sono le libertà, essenzialmente devono essere garantite distribuzione, copia, libera proliferazione del software. Quindi da un lato abbiamo EULA, che impedisce l'uso del software, che impedisce la liberazione del software, da un lato abbiamo GPL, che invece obbliga tutti quelli che utilizzano quel software e lo modificano e lo distribuiscono a liberarlo. Una via di mezzo è quello che viene detto una licenza MIT o BSD. BSD è veramente la vera incarnazione dello spirito anni 60, perché dice: questo è il software, se fai danni sono cazzi tuoi, io non ne so niente, questo è il codice, potete utilizzarlo per scopi commerciali, non commerciali, non me ne frega niente, basta che mi sia garantita, i diritti d'autore rimangono sempre miei. Basta, chiudo magari con la slide. Ah, ok, basta. Poi c'era sono i miei contatti, io li sono, io lavoro in una società metrica, che è una startup che si occupa di meteo, quindi tra le mie mansioni c'è quella di sistemista. Se vi è piaciuto il talk, buttatelo su Speaker Rate, oppure se volete trovare la mia applicazione, quello è il sito metrics.com, il sito dell'applicazione, potete seguirmi su Twitter o
leggere il mio blog. Grazie.